Guardando il nostro pianeta da una navicella spaziale, ci si rende conto della vastità dell'Oceano Pacifico. Quando si viaggia a una velocità di 4 miglia al secondo e ci si mettono 25 minuti per attraversarlo, si capisce quanto è grande. Questo oceano, che si estende dai tropici alla regione subantartica, è disseminato di migliaia di isole. Sono distanti anche migliaia di miglia le une dalle altre. Ciascuna di esse ospita piante e animali di specie rare. Ma come sono nati questi piccoli paradisi? Quali sono le origini di queste terre che prosperano in un così splendido isolamento? Dallo spazio si possono osservare contemporaneamente 64 milioni di miglia quadrate di Oceano Pacifico. Solo nelle isole è possibile scoprire il segreto di come le forme di vita si differenzino le une dalle altre. Il mistero dei misteri, per Charles Darwin. La comparsa di nuove specie sulla Terra. Trovarsi a migliaia di miglia dalla civiltà è forse il desiderio più forte di coloro che vanno alla ricerca di isole incontaminate. E il viaggio che si compie, in aereo o in nave, per raggiungere questi paradisi, assomiglia a quello compiuto dagli animali e piante che un giorno vi approdarono. Nel caso di quest'isola, che si staccò dal continente, si inserirono nella particolare armonia di forme di vita già in parte presenti. Siamo nella foresta pluviale della Nuova Caledonia, un'isola che dista circa 800 miglia dall'Australia, dalle isole Figi e dalla Nuova Zelanda. Per 100 milioni di anni alcune forme di vita vi si sono evolute in isolamento. Questi alberi sono la testimonianza delle origini di quest'isola e spesso tra le loro fronde si può udire il verso di uno degli uccelli più strani. Il Rhinochetus iubatus, detto Kagu. Questo esemplare maschio sta difendendo il suo territorio. Di fronte a un altro maschio, gonfia le penne per apparire più grande e più forte. L'intruso lo provoca sfidandolo, ma il difensore è un formidabile istrione. L'aspirante usurpatore è intimidito, abbassa la cresta. Abbandona ogni velleità. E i due Kagu tornano ad essere i riservati uccelli della foresta della Nuova Caledonia. Poco distante, un pulcino si è rannicchiato, rimanendo immobile durante lo scontro. Ha solo due giorni, e ben presto sarà un altro di questi enigmatici uccelli dell'isola. I genitori sono molto attenti al loro unico piccolo, che li seguirà in cerca di insetti e di lumache. Ma che cos'è esattamente un Kagu? Ha qualche similitudine con gli aironi, ma nonostante abbia le ali, vola assai raramente. Il Kagu appartiene alla famiglia dei rinochetidi, della quale è il solo rappresentante. È presente solo nella Nuova Caledonia. Ci sono poche testimonianze fossili utili per individuarne gli antenati. Ma come fecero ad arrivare a quest'isola? Alcune caratteristiche di queste isole e della Nuova Caledonia in particolare ci suggeriscono l'affascinante ipotesi che gli antenati dei Kagu siano arrivati fin qui camminando.
100 milioni di anni fa, questa terra faceva parte di un enorme continente, il Gondwana. Quando questo continente si frantumò a seguito di terribili forze sotterranee, rimase una piccola isola. Le piante e gli animali che vivevano su quest'isola si ritrovarono così isolati dal resto della flora e della fauna. Queste foreste di conifere secolari sono un ricordo del Gondwana di 100 milioni di anni fa. Un frammento di quei giorni della preistoria nei quali le araucarie dominavano le foreste del continente, dove l'odore delle resine non aveva ancora lasciato il passo ai profumi delle piante a fiore, quando il mondo degli uccelli era ancora agli albori e gli insetti erano i padroni dell'aria. Qui le secolari araucarie crescono rigogliose. Delle 19 varietà superstiti, ben 13 si trovano solo in Nuova Caledonia. Trovarono rifugio insieme ai Kagu in quest'isola di origine continentale, lontana dallo scompiglio dell'evoluzione continentale. Insieme a loro vive il geco gigante della Nuova Caledonia, il più grande del mondo. La sua lunghezza spesso supera i 35 centimetri. Per un geco confinato in quest'isola del Pacifico, ferma nel tempo, ha potuto sviluppare dimensioni enormi. Il gigantismo è spesso una conseguenza di un isolamento geografico ed ecologico durato milioni di anni. I gechi di quest'isola sono diventati così grandi perché nessun animale è mai stato in competizione con loro per il cibo o il territorio e i predatori sono stati pochi. Sul continente la sua nicchia ecologica nella foresta è stata occupata da un mammifero dotato di una tasca. Nessun marsupiale è mai giunto in Nuova Caledonia. Ecco perché i gechi sono riusciti in quest'isola a sopravvivere e a raggiungere tali dimensioni. Ma nel tappeto di foglie della foresta ecco che incontriamo un altro gigante, una lumaca grande come il pugno di un uomo. Un centinaio di milioni di anni fa, gli antenati di questo peso massimo, chiamato Placostylus fibratus, mangiavano le foglie delle foreste del Gondwana. Quando il continente si frantumò, separandosi, alcune specie di lumache si ritrovarono in Nuova Caledonia, altre ancora su isole diverse. Su qualcuna di esse, alcune specie di Placostylus furono in grado di sviluppare dimensioni considerevoli. Queste isole hanno così conservato l'eredità delle forme di vita del passato, cambiandone però l'aspetto. Il Kagu della Nuova Caledonia è uno degli uccelli più caratteristici delle isole del Pacifico. Queste isole offrono una grande varietà di habitat in cui animali e piante possono vivere. Cosa dire delle isole oceaniche più recenti, che subito dopo essere emerse dagli abissi del mare, hanno acquisito e sviluppato delle forme di vita proprie ed uniche. La formazione delle isole oceaniche di origine vulcanica inizia nella profondità degli abissi marini. La lava fuoriesce dalle viscere della terra e, solidificandosi, forma nel corso del tempo una montagna sottomarina. Da un capo all'altro dell'immenso bacino del Pacifico, le montagne sottomarine si innalzano dal fondo dell'oceano, plasmate nel basalto nero e denso che fluisce lentamente dalle fenditure oceaniche della crosta terrestre. La loro celata maestosità ridicolizzerebbe molte delle più imponenti vette della Terra. Solo nel momento in cui una montagna di questo tipo emerge verso la superficie, elementi come il fuoco, l'acqua e il vento si scatenano.
Probabilmente sul fondo degli oceani esistono altrettante montagne quante hanno già vinto la loro battaglia per stagliarsi sopra i flutti. Ma l'impeto del mare è implacabile. Un'isola appena formata può svanire nel giro di pochi giorni. Il vulcano erutta rivoli di lava incandescente che, solidificandosi, consolidano la terra appena emersa dal mare. Modellate nella lava, ecco le fondamenta di un paradiso di un'isola del Pacifico. Una terra vergine, purificata dal fuoco, ma che raffreddandosi si trasforma in un territorio fertile e invitante per nuove forme di vita. Trasportato dalla brezza marina, un seme va a cadere sulla lava. Le spore, quasi invisibili, di muschi, licheni e felci, hanno già colonizzato l'isola. Per molti anni la lava e le ceneri non permetteranno l'insediamento di piante colonizzatrici di maggiori dimensioni. È un'avventura pericolosa. La siccità e le tempeste possono annientare questi primi coloni. Ma l'aria è quasi satura di innumerevoli minuscole pillole di vita, alle quali è stato affidato il futuro della specie dalle piante che le hanno prodotte. Questa pianta, una specie di Metrosideros, è tra i colonizzatori più efficienti. A differenza di altre piante, produce dei semi molto piccoli, leggeri e resistenti alla salinità dell'acqua del mare. Trovano facilmente dimora, ricoprendo in breve tempo la nuda roccia vulcanica con una lussureggiante foresta. È raro trovare isole nel Pacifico prive di Metrosideros in fiore. Coloni ancora più abili sono gli arbusti e gli alberi della famiglia delle Asteraceae. Anch'esse affidano al vento il loro futuro e qui, sulle isole Snares, a meno di un centinaio di miglia a sud-ovest della Nuova Zelanda, i tipici fiori che racchiudono due specie diverse sfidano il clima freddo-umido. Il segreto di questi esploratori risiede nelle migliaia di piccole infiorescenze disposte nel centro del fiore. Ogni fiore del centro produce un seme dotato di una specie di piccolo paracadute frangiato, il pappo, per la diffusione, grazie al vento, anche a distanza di un centinaio di chilometri. Su queste isole subantartiche due specie di composite convivono pacificamente, il senecio e l'olearia. Sono in grado di sopportare stoicamente il vento e la salsedine. Le isole Snares sono state ricoperte da queste margherite giganti, veri e propri alberi con tronchi legnosi e robusti, alti il doppio degli uomini che per primi le videro nel 1791. Fatto curioso, le Snares furono scoperte due volte nello stesso giorno da due navigatori britannici. Probabilmente avranno notato in questa foresta di margherite anche la presenza di pinguini. È sorprendente che, nonostante siano uccelli non volatori, questi pinguini, gli eudipiti crestati, spesso si appollaiano su questi alberi. È stato il mare a portare gli eudipiti. L'oceano non rappresenta certamente un ostacolo per nuotatori così abili. La loro presenza sull'isola non è un fatto casuale, come per le piante, trasportate passivamente dal vento e dalle correnti. Come molti uccelli marini, i pinguini vagano nell'oceano cercando un punto d'approdo solo per riposarsi o per nidificare. L'acqua e l'aria rappresentano le autostrade dei grandi esploratori oceanici. Come gli eudipiti, anche questo serpente di mare comune vaga per l'oceano come se si trovasse in un fornitissimo supermercato. Come i pinguini, deve trovare un'isola, una piattaforma all'asciutto dove deporre le uova.
nell'arco di generazioni i serpenti marini hanno perfezionato lo stile di vita anfibio e di isola in isola hanno colonizzato il Pacifico. Le isole hanno sempre fornito un rifugio adeguato agli animali che devono tornare a terra per deporre uova. Tuttavia, tra i numerosi animali che vivono in queste acque tropicali, ve ne sono alcuni per i quali le isole sono essenziali, ma non come punto di approdo. Si tratta di animali che svolgono un ruolo rilevante nell'allargamento e quindi nel consolidamento dell'isola stessa. Parliamo dei coralli. Milioni di tentacoli e di bocche filtrano il cibo dal mare e secernono le sostanze che formeranno lo scheletro calcareo. Uno di fianco all'altro, collegati da una ramificatissima rete di stoloni, se ne stanno in minuscoli calici nei quali possono ritirarsi completamente e tutta la colonia contribuisce alla costruzione di una magnifica barriera corallina. Il lavoro di animali scarsamente visibili ad occhio nudo erge queste barriere che rappresentano le più grandi strutture viventi del mondo. Lungo i fianchi delle cime emergenti dal mare e di montagne sottomarine, strati e strati di scheletri corallini si accumulano, formando la barriera che circonda l'isola e una laguna interna tra la costa e la barriera stessa. Se il livello del mare si innalza o la montagna sprofonda, l'isola scompare lasciando solo una scogliera corallina ad anello, l'atollo. Sembra solo una spiaggia solitaria nell'oceano, ma in realtà è un monumento vivente all'isola scomparsa. Attira così tante specie di pesci da poterla definire la foresta pluviale del mare. Una tale diversità di forme di vita non è eguagliata da nessun altro habitat terrestre. È il trionfo dell'evoluzione, dove ogni nicchia ecologica possibile viene sfruttata da un numero incredibile di esseri viventi. 500 specie di pesci in una sola barriera corallina, più di quante ce ne siano nell'intero Oceano Atlantico. Sia sotto che sopra i flutti, le forme viventi di una singola isola sono spesso diventate uniche di quel luogo. Circa un quinto delle specie di pesci, crostacei, vermi e altri animali presenti alle Hawaii esistono soltanto lì. Le barriere coralline stesse possono essere considerate come delle isole. L'oceano, il deserto azzurro che le circonda, costituisce una barriera che molte larve di coralli non possono attraversare. Il substrato idoneo su cui crescere è un punto di appoggio in acque basse. È la luce del giorno che alimenta le alghe microscopiche che vivono nelle cellule dei polipi del corallo. Si tratta di una convivenza pacifica e animali e piante ne traggono benefici comuni. Di notte alcuni coralli, alla luce ultravioletta, mettono in mostra le loro alghe. Sono alghe fluorescenti che contengono pigmenti che emettono luce se eccitati dall'energia ultravioletta, rivelandosi in tal modo all'interno dei polipi. Ogni specie di corallo ha una forma differente dalle altre. Lo scheletro calcareo di questa specie, il corallo cerebriforme, ricorda le circonvoluzioni del cervello dei mammiferi. Le alghe, come le piante, traggono nutrimento dall'energia solare tramite la fotosintesi, con la quale ottengono nutrimento per esse e per i polipi del corallo. Così i coralli che le ospitano possono vivere solo in acque poco profonde e ben illuminate. I coralli filtrano anche il cibo dall'acqua del mare. Come possono i coralli essere sicuri di trovare un posto al sole? Devono raggiungere nuove isole e il loro viaggio è particolarmente interessante. Un certo giorno, verso l'imbrunire, quando la temperatura e il flusso della marea lo consentono, i polipi del corallo iniziano a riprodursi. Dozzine di specie differenti di polipi improvvisamente riversano in mare una grande quantità di uova e sperma. Alcune specie sono a sessi separati, ma ciò che è stupefacente è la sincronizzazione degli individui della colonia.
Tutto avviene in un paio di minuti ed è completato per tutti gli individui nel giro di un paio di notti tropicali. Si formano così enormi ammassi di sperma e uova fecondate, uova che si sviluppano rapidamente, dando origine alle larve dei polipi del corallo. Ognuna di esse è una planula, che si fa trasportare dalle correnti oceaniche anche per mesi, prima di posarsi sul fondo e fissarsi sulle pendici di un'isola o di una montagna sottomarina, vicino alla superficie. Una grandissima quantità andrà persa nella profondità dell'oceano, ma alcune riescono ad approdare su fondali bassi, portando a termine il loro viaggio e la loro missione. Le larve daranno origine quindi a una nuova barriera o andranno a stabilirsi su altre già esistenti in queste acque remote. Alcune larve invece si insediano sempre sulla stessa barriera corallina che le ha generate. In questo isolamento si evolveranno specie presenti unicamente su quell'isola. Altre ancora sfruttano le correnti del Pacifico. Spinte dal vento e dal movimento di rotazione della Terra, le acque formano correnti circolari che permettono il diffondersi di una grande varietà di piante e animali. Dai fiumi che sfociano nel Pacifico giungono innumerevoli relitti, resti di forme di vita terrestri che possono galleggiare per mesi e diventare un rifugio occasionale per i viaggiatori oceanici. Il velenosissimo serpente di mare dal ventre giallo trascorre la sua vita inseguendo tali relitti ed è diventato così la specie di serpente marino più diffusa sul globo. Anche sul legname alla deriva vi è lo spazio passeggeri. È il più primitivo vascello naturale che navighi nell'Oceano Pacifico. Spesso insetti e rettili cadono in mare. A volte riescono a galleggiare fino alla riva di un'isola lontana, ma la maggioranza muore prima di toccare terra. I primi popoli che navigarono sul Pacifico, come i polinesiani, portavano sulle zattere il necessario per sopravvivere, ed è quello che fa anche la noce di cocco. Il suo involucro esterno è galleggiante e il legnoso rivestimento che racchiude il grande seme è completamente impermeabile. Nel corso del viaggio senza meta, niente del cibo presente a bordo viene consumato. Il cibo di riserva viene prontamente consumato per poter introdurre una radice nel terreno. Una palma di cocco adulta possiede un tronco duro ma flessibile, saldamente ancorato al terreno sabbioso tramite un profondo sistema di radici. Le sue grandi foglie sopportano venti ed esposizioni al sole in quantità maggiori di quelle tollerate da altre piante. Le noci possono rimanere vitali per parecchi mesi in acqua salata e sopravvivono a tragitti lunghi fino a 3.000 miglia. Le possibilità di incontrare un lorichetto in questi palmizi sono molto scarse. Questi piccoli lori sono dei viaggiatori inattesi. Sono uccelli che generalmente popolano le foreste di isole più grandi. Come fanno a trovarsi in quest'isola, distante diverse centinaia di miglia da casa? Probabilmente sono rimasti intrappolati dalla forza dei venti di un uragano e trasportati attraverso l'oceano. La maggior parte delle piante e degli animali che si imbattono in simili tempeste periscono in mare. Quando occasionalmente una coppia viene trasportata su un'isola, darà il via, riproducendosi, a una nuova specie. Gli uccelli marini non sono caratteristici di nessun'isola in particolare. Sono in grado di volare per lunghe distanze, come queste fregate magnifiche, che attraversano l'oceano in lungo e in largo. Hanno una conformazione anatomica idonea per compiere lunghi viaggi. Veri pirati dei cieli, spesso le fregate sottraggono ad altri uccelli marini il loro bottino. Grazie alle loro sagome inconfondibili, sono facilmente identificabili. Ve ne sono 5 specie.
Per gli uccelli marini, come queste sule dai piedi rossi, le isole sono una questione stagionale necessaria unicamente per la riproduzione. Il materiale per nidificare è facilmente reperibile, anche se nelle colonie più affollate potrebbero crearsi competizioni per lo spazio e la materia prima. La sterna bianca preferisce comunque non entrare in simili competizioni per lo spazio, rinunciando magari ai materiali per il nido e riuscendo a deporre le uova direttamente sui rami nudi. Le uova hanno una forma che ne impedisce la caduta, ma i piccoli si troveranno ad affrontare la vita da una situazione piuttosto precaria. Alcune specie di uccelli marini si stabiliscono su un'isola solo durante il periodo riproduttivo, vagando senza meta durante il resto dell'anno. Gli albatros si sentono così sicuri da nidificare a terra e allevare i piccoli in grandi colonie all'interno delle isole. Su queste terre emerse i predatori naturali sono pochi. Quali che siano i pericoli da affrontare all'interno, sono sempre di gran lunga inferiori a quelli che possono trovare lungo la costa, soprattutto oltre questi banchi di sabbia, dove i piccoli si stanno allenando durante le prime lezioni di volo. Gli squali tigre vanno pazzi per i giovani albatros. Altri vagabondi dei mari del sud sono gli albatros di Buller, dei piccoli albatros che nidificano in colonie affollatissime. Si radunano sulle isole Bounty, 400 miglia a est della Nuova Zelanda. Sono in 750.000 a scrutare l'orizzonte da questo minuscolo avamposto di granito proteso su di un mare burrascoso. Non vi sono altre piante all'infuori dei licheni e simili. L'isola sembra aver respinto qualsiasi tentativo di colonizzazione da parte di erbe, arbusti ed alberi. Solo gli uccelli marini se ne stanno appollaiati sulle sporgenze della loro città senza fiori. Quale nido più sicuro di questa fortezza potrebbe trovare un albatros? All'infuori degli albatros di Buller e dei pinguini, quasi nessun altro si è insediato sulle isole Bounty. Gli albatros vi fanno ritorno ogni anno. Non vi portano nulla, né andandosene portano via nulla. Contrariamente alle Bounty, nelle altre isole gli uccelli marini stringono vitali e talvolta letali alleanze con le piante. Sull'isola Heron, gli alberi di Pisonia ospitano 70.000 sterne stolide, che vi giungono ogni anno per la riproduzione. Gli uccelli sfruttano la pisonia e la pisonia sfrutta gli uccelli. Infatti queste sterne nidificano su alberi che catturano gli uccelli. I frutti della pisonia sono dotati di uncini sottilissimi, estremamente vischiosi, che si attaccano alle piume degli uccelli. Ovunque andrà la sterna, il frutto di pisonia la seguirà. La strategia è questa.
Se le sterne non riescono a staccare l'aspirante viaggiatore clandestino, i frutti verranno trasportati su altre isole dall'uccello ignaro. Ma sono molte le sterne stolide che fanno una brutta fine. I frutti a volte eccedono in efficienza, attaccandosi alle piume dell'uccello così tenacemente da render loro impossibile il volo. Intrappolate nell'abbraccio del loro assassino, le sterne morte potrebbero servire da avvertimento ai loro compagni circa i pericoli di quest'albero. E invece niente affatto. Nulla scoraggia le sterne stolide dal frequentare i rami della fisonia e giungono persino a usarne le foglie per costruire il loro nido. Da centinaia di rami e di nidi, una pioggia costante di escrementi ricopre il terreno con un ricco guano. Questo, unito alle carcasse in decomposizione, fertilizza il sottobosco della foresta, stimolando la crescita degli alberi e dei loro frutti mortali. Le isole invitano a strane sfide coloro che vi tentano di sopravvivere. L'isola Wight, poco distante dalla costa della Nuova Zelanda. È un'isola poco accogliente per gli aspiranti coloni. Il fuoco che l'ha generata cova ancora sotto la cenere. Sono ancora frequenti piccole eruzioni vulcaniche e l'aria è satura di vapori solforici provenienti da bocche e fumarole. Chi potrebbe essere tanto disperato da stabilirsi in un posto simile? Le Sule. La loro colonia si trova sulle pendici di un vulcano. Sono vicine a una zona molto pescosa e su questa instabile piattaforma oceanica non esistono predatori. Ma alcuni segnali stanno a testimoniare che la loro scelta è stata imprudente. Questo giovane non si sta esercitando a prendere il volo, ma sta cercando di disperdere le esalazioni solforiche. Non si deve ricorrere a Sherlock Holmes per risolvere il mistero della morte di queste giovani sule. La soluzione è asfissia da gas velenosi fuoriusciti dalle fumarole, letali solo quando il vento sospinge i gas verso di loro. Anche agli alberi spetta la stessa sorte. Una foresta di Metrosideros, una pianta in grado di mettere radici nella più arida delle rocce, è vittima delle piogge acide locali. I gas solforici inquinano anche gli acquazzoni più violenti, impregnando l'isola di acido solforico diluito. Il soggiorno delle sule su quest'isola è stagionale. Tutto quello che chiedono è un letto. La colazione la consumano nel mare. Queste condizioni estreme mettono in evidenza quanto possa essere critico per gli uccelli il momento di ritorno sull'isola. Se arrivassero troppo presto, il vulcano potrebbe uccidere i nuovi arrivati o farli morire di inedia perché le piante di cui hanno bisogno per nutrirsi non si sono ancora consolidate. Le isole Fiji sono molto boscose e ricche di frutta. Sono isole tipicamente continentali, come la Nuova Caledonia, che hanno conservato animali e piante di milioni di anni fa, ma sono disposte nello stesso tempo ad accogliere nuovi coloni provenienti dal mare. Un frutto che probabilmente è stato trasportato fin qui è il fico. I suoi alberi crescono sulle isole Fiji ormai da migliaia di anni, ma i primi semi probabilmente vi sono giunti grazie allo stomaco delle colombe frugivore. Hanno una passione sfrenata per i fichi ed essendo dei vagabondi che cambiano spesso isola, hanno trasportato i semi in tutto il Pacifico.
Per gli uccelli senza fissa dimora, le difficoltà non risiedono nel procacciarsi il cibo, bensì nel trovare un compagno. Ma le colombe frugivore sono coloni organizzatissimi, in quanto viaggiano in stormi. Lo stesso stratagemma è utilizzato dai lori dal berretto nero. In questo modo, quando uno stormo viene trascinato dai venti su un'isola lontana, è molto probabile che tra i superstiti ci siano un maschio e una femmina, che accoppiandosi daranno origine a una nuova razza dell'isola. Tra alcune popolazioni insulari di insetti e rettili, la necessità di un compagno gioca un ruolo secondario o nullo nella riproduzione. Questa femmina di geco è identica a tutti i gechi della stessa specie di quest'isola. Non sono mai stati trovati dei maschi. Le femmine depongono uova che non hanno bisogno di essere fecondate e i piccoli gechi che nasceranno saranno repliche esatte delle loro madri. Non vi è alcuna variazione genetica nella popolazione, ma d'altra parte la loro minuscola isola cambia ben poco. La produzione di maschi e il rimpasto dei geni nei processi riproduttivi è forse diventato inutile per la loro sopravvivenza. Questo matriarcato sarà sempre in grado di affrontare le esigenze dell'isola nel futuro. Senza diversità sessuale, affrontano la partita a carte della vita giocando con una sola mano. Le isole degli Antipodi, a sud-est della Nuova Zelanda, ospitano una colonia di otari e orsine dove si verificano scene di frustrazione sessuale. Questa otaria orsina è indigena, appartiene alla colonia. Ma questa è un'estranea, lontana da casa. Proviene da un altro mare, distante 5.000 miglia. Proviene dall'isola di New Amsterdam, nell'Oceano Indiano. Per un'otaria di New Amsterdam, le isole degli Antipodi appaiono come una terra desolata. Il suo lungo viaggio dimostra che la specie potrebbe colonizzare l'intero Pacifico del Sud. Ma per riuscirci è necessario essere in due. Questa specie di piccione viaggiatore delle otarie è condannato al celibato. È un migratore sfortunato, come migliaia di animali e piante che per caso sono arrivati prima di lui e rimasti in solitudine. Vi è una fitta vegetazione di poacee nelle isole degli Antipodi, ma nessun albero. I loro semi non sono riusciti a giungervi o a sopravvivere. Ma per i nomadi dell'oceano, gli uccelli marini e le otarie, l'isola, con la sua rigogliosa vegetazione, esercita una grande attrattiva. Licheni e licopodi sono approdati sull'isola a profusione. Ma sono pochissime le piante a fiore che sono riuscite a stabilirsi qui. Forse sono troppo pochi gli impollinatori? In assenza di api e di altri insetti che si nutrono di nettare, questo fiore di una specie di carota gigante è perfino diventato rosa pur di attrarre gli insetti e trasferire il suo polline. Sono poche le specie rappresentate sulle isole degli Antipodi, ma ognuna di esse è rappresentata da un numero incredibile di individui. Per esempio sono sovraffollate da Eudipti crestati. Vivono in comunità con un minuscolo uccello canoro, una specie di pispola che si nutre del cibo pescato dai pinguini, lo stesso krill che nutre le balene in queste acque subantartiche. L'intimità offerta dalle isole dona agli animali l'occasione per stringere le più insolite alleanze.
Ad un passo dalla colonia, ai piccoli delle pispole viene offerto del krill per colazione. Insieme agli edipti crestati si uniscono gli sclateri. Gli uccelli che ritornano alla colonia vengono salutati fragorosamente. Tra i pinguini c'è una sorpresa. Un parrocchetto del genere Chanoramphus è giunto fin qui, fermandosi definitivamente. Ora quest'isola subantartica, come tante altre isole tropicali del Pacifico, ha la sua versione di questo parrocchetto. E a parte questo residente dal cappuccio rosso, vi è un altro parrocchetto della stessa famiglia che si trova soltanto su quest'isola. Nidifica tra gli steli di Poa ed è il parrocchetto degli Antipodi. È più grande e più pesante, con un becco adatto a cibarsi degli steli di Poa che dominano l'isola. Visitatore occasionale delle isole degli Antipodi, molti anni fa trovò la distesa di questa graminacea di suo gradimento e si fermò. La forma del suo becco andò modificandosi per adattarsi alla consistenza del nuovo alimento. Non vi erano alberi cavi dove nidificare, così scavò lunghe gallerie nello strato di torba sotto la Poa. Sono stati questi adattamenti a rendere possibile la sopravvivenza su questo avamposto desolato. Il parrocchetto degli Antipodi sfruttò a tal punto le opportunità che l'isola offriva che nel corso degli anni si formò una nuova specie. Siamo nel Nord America, in California. È la regione di origine di una pianta diffusa nella brulla boscaglia californiana, il tarwid, una pianta appartenente al genere Madia, che ha avuto un ruolo primario nel processo di colonizzazione delle isole. Le brattee, che racchiudono i minuscoli frutti che circondano ognuno dei capolini, sono molto vischiose. I frutti sono stati trasportati sulle piume degli uccelli attraverso il Pacifico fino alle Hawaii, dove dall'insignificante tarwid hanno avuto origine gran parte delle piante più appariscenti dell'isola, compreso questo Argyroxyphium sandwichense, chiamato spada argentata. Ma in che modo il tarwid ha potuto dare vita a un tale splendore? La spada argentata cresce qui, sulle pendici laviche del monte Haleakala, uno dei luoghi più aridi dell'isola hawaiana di Maui, molto più arido delle praterie californiane. Per sopravvivere, il tarwid ha dovuto trasformarsi. La sua discendenza si è ben adattata a vivere su questo deserto vulcanico. Le foglie a forma di spada, ricoperte di filamenti argentati, riflettono la forte luce del sole, riuscendo così a trattenere l'acqua destinata poi a evaporare in parte a causa dei venti secchi. Al centro della rosetta si trova l'estremità apicale della pianta, il delicatissimo tessuto germinativo, protetto dal grappolo di foglie acuminate. La pianta risplende al sole per 20 anni, dopodiché produce un'unica spiga di fiori, più alta di un uomo. Ecco le sue credenziali, fiori compositi, appartenenza alla famiglia delle composite, la stessa delle comuni margherite. Lo stelo vischioso secerne una sostanza simile al catrame, da cui il nome inglese tarwid. Che questa grandiosa inflorescenza sia derivata dal tarwid è un miracolo dell'evoluzione. Ma il tarwid aveva evidentemente i mezzi per raccogliere la sfida e adesso muore. Decine di migliaia di semi cadono sulla lava, ma soltanto una piccola parte germoglierà. Sulle ceneri si innalzano strani scheletri con le spade avvizzite, ma non hanno nemici o parassiti da affrontare. L'unica battaglia che ogni generazione deve combattere si svolge unicamente contro il clima. Rappresentano la risposta vincente del tarwid per la sopravvivenza in questi luoghi.
Ma sulla stessa montagna, a soli 7 km di distanza, il Tarwid si trovò ad affrontare un mondo del tutto diverso, dove gli umidi venti alisei portavano piogge quasi quotidiane. Un mondo palustre e acquitrinoso. Qui il Tarwid ha risolto il problema dell'eccesso di acqua, la spada verde. Le foglie sono prive di filamenti e non hanno l'apice germinativo protetto in una rosetta. L'infiorescenza a spiga non è molto diversa da quella della spada argentata. Ha il medesimo stelo vischioso che morirà dopo la sua unica breve fioritura. Sono 38 le specie, comprese la spada verde e la spada argentata, che si sono evolute dal modesto antenato di questi fiori. Avventurandosi per caso sul mare, divenne la materia prima di questa fabbrica hawaiana di specie. Le paludi, i deserti e le montagne dell'isola hanno modellato il Tarwid rendendolo adatto a sopravvivere. Allora non vi era alcuna competizione, nulla che potesse opporsi alla variazione genetica nel Tarwid. Era già presente la versatilità nella monotona macchia continentale. L'isola ha lanciato la sfida e il Tarwid è stato pronto a raccoglierla. Un altro esempio di adattamento del Tarwid è quello dell'Eleau. In un ambiente moderatamente asciutto, questa specie sviluppa piante di modeste dimensioni. Queste cime montuose esposte ai venti lanciarono un'ennesima sfida. Ed ecco diversificata un'altra specie di Tarwid. Questo arbusto agita i suoi fiori alla brezza. Le foglie larghe sono tipiche delle piante che vivono nelle foreste pluviali. La varietà di habitat delle Hawaii ha dato al Tarwid l'opportunità di sviluppare le sue potenzialità di adattamento. I Tarwid attuali sono fisicamente differenti, ma geneticamente collegati. Ma solo raramente si incrociano, poiché ognuno di essi vive isolato dall'altro, su montagne, nelle foreste, in acquitrini e nei deserti. Piccole isole all'interno delle isole stesse. Quello che ha indotto tali cambiamenti nel Tarwid l'ha indotto anche negli animali. Sono due le specie di mosche della frutta che giunsero per caso nelle Hawaii. Si stima che da esse siano derivate più di 800 specie diverse, note come mosche della frutta dalle ali variegate. Alcune già studiate, altre in attesa di studi approfonditi, altre ancora da classificare. Queste mosche possiedono tutte dei disegni bianchi e neri sulle ali e sono più grandi di tutte le altre. A differenza delle specie di Tarwid, molte specie diverse di mosche dalle ali variegate vivono nella stessa foresta. Che cosa impedisce loro di incrociarsi? La risposta è da cercare nei loro bizzarri rituali di corteggiamento, che richiedono che i maschi di ogni specie abbiano la loro specifica livrea e comportamento. Questi maschi stanno combattendo per il diritto ad accoppiarsi con una determinata femmina della loro specie. In questa prova di forza, ogni duellante riconosce il corpo e il comportamento del suo rivale. Alcune specie combattono in punta di zampe, punta d'ala contro punta d'ala. Altre si affrontano a testa bassa, grosso modo come dei montoni. La testa più dura si aggiudica la femmina. Questo implica una selezione negli individui destinati a riprodursi e un isolamento riproduttivo della specie per quell'aspetto anatomico e quel comportamento. Nonostante le centinaia di specie diverse, ogni maschio si scontra soltanto con un altro maschio della stessa specie, dopodiché il vincitore cercherà di conquistare i favori di una femmina ricettiva e adatta. Anche le femmine sono esigenti riguardo le credenziali maschili. I disegni sulle ali sono una sorta di carta d'identità, ma non il passaporto decisivo per il successo.
La femmina reagirà soltanto quando il maschio avrà terminato la procedura corretta, composta di ronzii e danze. Facendo vibrare il suo corpo, produce un suono seducente e con le sue piroette sparge un feromone afrodisiaco sulla propria testa e su quella della femmina. Proboscide contro proboscide sembra che si bacino. In realtà lui le sta offrendo in dono del cibo. Dalla regione posteriore del corpo secerne un forte odore. Il profumo sbagliato, la danza o i movimenti non graditi potranno rendere tutto inutile. Solo questa cerimonia viene accettata da questa specie di mosche. Tutte le altre 800 specie hanno evoluto il proprio differente cerimoniale di accoppiamento, isolando riproduttivamente ogni popolazione dall'altra. Duemila miglia più a ovest, sull'isola continentale della Nuova Guinea, si è evoluta una versione straordinaria di questi insetti che hanno colonizzato il globo terrestre milioni di anni fa. Una mosca della frutta con le corna ramificate. Solo i maschi le possiedono e l'ampiezza di queste strane estensioni della cuticola dell'insetto hanno un effetto determinante sul loro successo riproduttivo. Proprio come per un alce o un cervo, queste mosche della frutta cornute devono combattere con gli altri maschi per potersi accoppiare. È una lotta a suon di spintoni che decide la proprietà di una zona particolare di questo mogano abbattuto. Una battaglia grandiosa per un punto preciso dove cresce un fungo del legno che rappresenta la dieta ideale per le larve. Uno di questi maschi ha rivendicato la proprietà ed è ben determinato a ottenere il diritto di accoppiarsi lì. Persino dopo aver dimostrato la propria forza, mentre esercita il suo diritto all'accoppiamento, egli deve ancora combattere per essere certo che siano le uova da lui fecondate a essere deposte sul fungo. I maschi cornuti delle mosche della Nuova Guinea hanno il controllo di una risorsa alimentare rara, il fungo, e devono difenderla contro gli altri. L'evoluzione ha generosamente permesso lo sviluppo di tutti gli strumenti in loro possesso. Nelle stesse foreste dell'isola una volta giunsero alcuni uccelli simili a corvi, il cui aspetto e comportamento furono anch'essi plasmati, nel corso di milioni di anni, dalle caratteristiche naturali dell'isola. Questo Manucodia è probabilmente simile a uno di quei pionieri, piuttosto insignificanti, che sarebbero diventati gli uccelli più spettacolari e superbamente colorati del cielo, l'uccello del paradiso. Con i canti, i loro colori e le acrobazie, come le mosche dalle ali variegate della Nuova Guinea, i maschi fanno la corte alle femmine. E come i maschi cornuti delle mosche si riuniscono in luoghi particolari per disputarsi il diritto all'accoppiamento, gli uccelli del paradiso si riuniscono in aree di fregola per sedurre la femmina con un rituale spettacolare. La sua attenzione sarà sicuramente attratta dalle stravaganze più vistose. Sono l'esatto contrario della discrezione, ma non destano l'attenzione di nessun predatore. Ve ne sono molto pochi sulle cime degli alberi della Nuova Guinea.
Per milioni di anni le 28 specie di uccelli del paradiso si sono evolute in una relativa tranquillità. Su quest'isola sono pochi gli uccelli che possono competere con loro e nessuna scimmia o scoiattolo a sottrarre loro la frutta e le nocciole. In un certo senso sono proprio loro le scimmie e gli scoiattoli delle cime di questi alberi, ginnasti impetuosi di questa foresta. Forse il più appassionato tra di loro è l'uccello blu del paradiso. Gli uccelli del paradiso sono la rappresentazione più elegante di quello che Darwin definiva il mistero dei misteri, l'enigma di come nuove forme di vita facciano la loro comparsa sulla Terra. Le isole si sono rivelate come vere e proprie fucine di propagazione delle specie. Dal ridotto numero iniziale ne sono nate molte altre, che sono andate a riempire il vuoto esistente sulle nuove terre appena emerse dal mare. Perché alcuni animali non hanno mai raggiunto quelle isole? E quale sarà il destino degli organismi viventi sull'isola, mano a mano che naufraghi e viaggiatori clandestini invaderanno lo spazio vitale di questi fragili abitanti di tale splendido isolamento?